Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica a domanda risponde. Oggi parleremo di utilizzazione e assegnazione provvisoria e come compilare la domanda. Domanda numero 1. Sto compilando la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di primo grado. Mi posso avvalere della precedenza della legge 104 per assistere i genitori in stato di gravità, ma... In stato di rivedibilità della 104 in caso affermativo, dove devo indicare nella compilazione della domanda il diritto di tale precedenza? La, la risposta è affermativa, anche perché, se avesse il vincolo, avrebbe quindi la deroga a poter fare la domanda. Eh, se non ha il vincolo può fare la domanda e, e, e con la precedenza tranquillamente, ma anche se ha il vincolo può applicare la precedenza. Dunque la risposta è affermativa. Anche, caso, anche in caso di un genitore con 104 rivedibile con la gravità articolo 3,3 potrà essere presentata domanda di assegnazione con precedenza per assistere il genitore nella sezione D delle precedenze deve indicare il punto 8, dove è scritto che il docente usufruisce la precedenza di cui all'articolo 8,1.4, lettera I del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo delle Utilizzazioni 2019-2022 dell'intesa del giugno 2024 tra. Ministero e sindacati. Passiamo alla domanda numero 2. Sono un docente titolare di scuola secondaria di secondo grado, ne ho assunto 2023-2024, da concorso ordinario 2020. Non ho fatto anno di prova, ma ho un figlio di età di due anni. Posso fare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungermi con mia moglie? Come faccio a richiedere cattedre orario esterne anche su comuni diversi? Allora, puoi fare senza problemi la domanda di assegnazione interprovinciale sol soltanto per la classe di concorso di titolarità perché non hai ancora superato l'anno di prova. Dovrai segnalare con l'allegato G la deroga di avere un figlio di età di due anni che ti consente la presentazione dell'istanza perché saresti vincolato in quanto neoassunto 23-24 hai diritto al ricongiungimento alla moglie al punteggio relativo e anche al punteggio del figlio tali punteggi saranno attribuiti se in allegato alla domanda saranno compilate le dichiarazioni riferite al ricongiungimento e all'esistenza del figlio per concorrere su tutte le preferenze oltre che per cattedre intere, si indica nella sezione G2 al punto 24 la richiesta articolata su più scuole, anche di comuni diversi. Si concorrerà per ogni singola preferenza, anche per la cattedra oraria esterna, su stesso comune o in subordine su comuni diversi. Ultima raccomandazione, siccome chiede di congiungimento alla moglie... I, le prime preferenze le prime scuole dovranno ricadere sul comune di ricongiungimento e prima di mettere altri comuni diversi da quello di ricongiungimento è obbligatorio inserire il comune di ricongiungimento dunque secondo un ordine diciamo preferenziale e prioritario domanda numero 3 sono docente di ruolo da oltre 10 anni alla scuola primaria su posto comune. Ho prestato servizio per un anno senza titolo di specializzazione sul sostegno su un posto di sostegno. Posso richiedere l'assegnazione interprovinciale oltre al posto comune puri posti di sostegno? Sì. Ai sensi dell'articolo 7,14 del CCNI utilizzazione 1922 che resta vigente in ultra attività per l'intesa del 27 giugno 24: chi ha almeno un anno di servizio su sostegno non possiede e non possiede il titolo di sostegno, potrà presentare domanda richiedendo, nella sezione H dell'istanza i posti di sostegno di vista, udito e psicofisici, e indicando nel punto 29 di aver prestato un anno di servizio su sostegno. Inutile dire che in allegato. Bisognerà indicare di non avere la specializzazione ma di avere svolto un anno sul sostegno, specificando l'anno scolastico, la scuola del servizio prestato sul sostegno e senza titolo. Speriamo che queste risposte siano utili ai nostri telespettatori. e Seguiteci nelle nostre dirette sugli argomenti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Eh, e seguiteci anche nelle consulenze personalizzate che andiamo a fare come servizio per tutti i nostri telespettatori, i nostri diciamo, eh, docenti, docenti che sono nostri assidui lettori. Un saluto a tutti, arrivederci.